Buonasera e benvenuti a Sufilarius Arena. Buonasera a tutti. Questo è il luogo che ci ospita con questa vista mozzafiato sulle montagne desulesi, con le cime del Bruncustina che sorvegliano su di noi, e benvenuti ovviamente anche a chi ci segue sul canale 13 del digitale terrestre Tele Sardegna. Magia sotto le stelle ad alta quota, siamo a 1370 metri e questa serata si inserisce in un cartellone più ampio dell'estate desulese dal titolo Una montagna di eventi, e se siamo qui questa sera dobbiamo dire grazie all'amministrazione comunale, a partire dal suo primo cittadino Giovanni Cristian Melis, e a tutta l'amministrazione, all'assessorato al turismo della regione Sardegna che ha creduto fortemente nell'iniziativa, e alla Proloco di Desulo, a partire dalla presidente Alessandra Pettio e a tutto il direttivo. Siamo qui questa sera con l'intento di valorizzare e promuovere le produzioni tipiche desulesi, a partire ovviamente dal cibo. Il cibo, come sappiamo, è una risorsa importante di questo territorio. Desulo ha una storia per quanto riguarda il comparto agroalimentare. Permettetemi anche di ringraziare il consorzio Bintaloro, di ringraziare i commercianti e i produttori desulesi per la collaborazione, l'accoglienza e la disponibilità al ristorante pizzeria Sufilario, e ovviamente chi ha lavorato lungo l'arco di tutta la giornata, a partire dai tecnici e a chi ha anche truccato le nostre ragazze che tra poco sfileranno su questa passerella, Maria Congias, estetica diamante, ma così come gli chef che hanno cucinato e stanno cucinando per voi questa sera, Ivan Marcis, Alessandro Zanda, tutta la brigata, cioè i ragazzi allievi dell'Istituto Alberghiero di Desulo, tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell'evento, ma soprattutto fatevelo voi un grande applauso, perché ringraziamo voi che siete qui, commensali e pubblico, in attesa di vivere una bellissima serata. Uno degli chef, cioè Ivan Marcis, benvenuto. Siamo qui, visto che abbiamo parlato, l'applauso è tutto per te, di comparto agroalimentare. Credo che stasera, come spesso ti capiterà, ti sarai sbizzarrito nel dare valore ai tanti prodotti della terra che ci ospita. Beh, allora, prima di tutto buonasera a tutti e grazie di essere qui. Allora, io con grande gioia lavoro nella mia attività i prodotti di Desulo da decine d'anni, e alcune volte li abbino anche al mare, anzi faccio delle cose esagerate proprio per dar forza sia ai nostri prodotti ma anche ai prodotti dal mare. Stasera abbiamo fatto una cucina tipica desulese e abbiamo cercato di darle alla nostra tradizione un po' di innovazione, e soprattutto abbiamo cercato di far sì che tutti possano essere, diciamo così, in grado di gustare, perfino gli intolleranti. Grazie e buon lavoro ad Ivan Marcis e Alberto Zanda. In cucina si fatica, si lavora e si crea, e allora, a proposito di creazioni, io direi che possiamo cominciare ufficialmente questa serata con una stilista che sicuramente anche lei è stata fortemente ispirata dalla natura. Nelle sue creazioni sono infatti sempre presenti fiori, foglie, rami intrecciati e decori realizzati semplicemente utilizzando ciò che la natura offre. I fiori essiccati uniti all'arte del riciclo danno vita a vere e proprie opere d'arte da indossare. Gli abiti omaggiano sempre la tradizione sarda, rivisitata in chiave moderna. Caratteristici sono i pannelli decorati che richiamano alla mente Suvannu e Nanti o Antaleni. I bottoni sardi sono trasformati in eleganti borsette, la berretta in un copricapo chic, mentre il cardo, il peperoncino, la sfodelo, le foglie di alloro e di olivo diventano veri e propri gioielli, collane, orecchini, bracciali e spille. E allora vi lascio con la collezione Ditelo con i fiori di Maria Ausilia Marongiu.
dovrebbe esserci tra di noi anche il capo di gabinetto dell'assessorato al turismo della regione Sardegna, la dottoressa Carla Medau. Se è tra di noi, io chiederei di raggiungermi qui. Eccola, eccola. Sono felicemente in questo luogo perché è davvero straordinario. Credo che la Sardegna possa crescere davvero tanto ancora con il turismo esperienziale, il turismo escursionistico, il turismo attivo. Beh, non so se tu ci sia mai stata qui o sia la prima volta. Non dico a Desulo, proprio qui, a Sarena. Qui, in questo luogo meraviglioso, la prima volta devo ringraziare la mia amica, la presidente della Proloco, Alessandra, ma soprattutto il sindaco che poi ci ha invitato, tutta l'amministrazione. Siamo la prima volta davvero in questo luogo meraviglioso. Dobbiamo essere attrattivi ovviamente per coloro che ancora non ci conoscono, poi è importante anche stare tra di noi, gli stessi sardi non conoscono tutto il territorio della Sardegna, quindi questi sono momenti assolutamente positivi perché ci sia uno scambio anche interno. Tuttavia devo dire che la giunta, la presidente Todde con la nuova giunta sta lavorando su un programma di destagionalizzazione molto importante che vedrà moltissimi eventi come questi importanti distribuiti in tutto il corso dell'anno. Grazie alla dottoressa Carla Medau, capo di gabinetto. Buona serata a tutti e grazie all'amministrazione per questo invito e spero di tornare presto e dico a tutti Asivu e Daisanosu. Perfetto, grazie mille, dicevo alla capo di gabinetto dell'assessorato al turismo della regione Sardegna. E allora possiamo proseguire in questa serata magia sotto le stelle ad alta quota. Io vesto un abito del mastro e pannos Paolo Modolo che realizzò qualche anno fa per me con grande orgoglio e grande piacere, e allora è il momento appunto proprio della sartoria Modolo. Da oltre 60 anni trasforma l'arte sartoriale in capi unici su misura realizzati con passione ed dedizione. Questa sera abbiamo il piacere di presentarvi una collezione che unisce tradizione e innovazione, incarnando l'essenza della sartoria Modolo. I capi che vedrete in passerella evocano le radici profonde della nostra terra grazie all'uso sapiente di materiali pregiati come il velluto e il broccato che esaltano colori e le texture della tradizione. Al tempo stesso la modernità e l'innovazione prendono forma attraverso l'uso audace di bouclé e del jeans, segni distintivi di un'evoluzione stilistica che, pur rimanendo fedele alla qualità artigianale, guarda al futuro con determinazione. E allora, signore e signori, vi presentiamo la moda della sartoria Modolo.
della sartoria Modolo. Mandiamo un saluto, un grande abbraccio a Francesco Modolo, che insieme a sua figlia Emma portano avanti la tradizione del maestro e pannos Paolo Modolo, al quale mandiamo ancora un applauso più forte finché ci senta da lassù, e che ha realizzato tutto questo ovviamente da decine di anni e vestito tanti illustri personaggi della Sardegna e del resto d'Italia. Bene, sono felice di avere qui con me sul palco anche la presidente della Proloco di Desulo, Alessandra Peddio, che invito a raggiungermi. Intanto buonasera a tutti, grazie di essere qui. La notte poteva essere molto più clemente visto il caldo dei giorni scorsi, però sono tantissimi e io penso che l'applauso in primo luogo spetti a queste persone che sono sedute qui, che hanno creduto in questo progetto. Abbiamo costruito servizi a 1370 metri e non è stato facile, abbiamo dovuto faticare tanto. Scusami Matteo se ti rubo qualche minuto, ma è anche doveroso parlarne. Felice che tu racconti un po' anche cosa è il dietro le quinte. Assolutamente sì, sento di dover ringraziare lo chef Ivan Marcis e Alberto Zanda, che in un ambiente insolito, però a casa loro, penso che sia per loro anche motivo di orgoglio averci lavorato e creduto in questo progetto. E il progetto è nato sotto il cappello Una Montagna di Eventi, grazie alla volontà del Comune di Desulo, degli amministratori, e grazie al lavoro fatto dal sindaco di Desulo, ma un progetto soprattutto sposato e voluto anche dall'assessorato al turismo. Investire in luoghi come i nostri non è semplice, e soprattutto portare i turisti, che principalmente in Sardegna stanno al mare, portarli all'interno della Sardegna è ancora più difficile. Vorrei ringraziare anche Roberto Mannu, perché l'assessore ai lavori pubblici, che ci ha aiutato tantissimo. Grazie a tutto il direttivo anche, grazie, della Proloco, che tu rappresenti, e grazie ad Alessandra Peddio. Grazie. Grazie a te. Da un incontro tra lo stilista Roberto Stella e il pittore ceramista, il maestro Elio Pulli, nasce la collezione unica e originale firmata dallo stilista sassarese, dal nome Collezione d'Arte. Creazioni uniche, vere e proprie opere d'arte che fondano le pregiate stampe del maestro Pulli con i tessuti selezionati e tagliati da Roberto Stella, impreziositi dallo stile distintivo dello stilista, i cristalli Swarovski. Roberto Stella vuole dimostrare come gli stessi tessuti, grazie ad un estro, nascano i diversi capi, dal costume da bagno all'abito d'alta moda, passando per i prêt-à-porter. Una fusione di fantasia geniale e arte di uno dei nomi più rappresentativi della moda sarda e del maestro pittore e del ceramista tra i più apprezzati a livello internazionale, che in tante occasioni hanno promosso il nome della Sardegna, ovviamente in giro per l'Italia e per il mondo. E allora vi lascio con la collezione di Roberto Stella. Thank you.
piacere darti a cogliere. Agna la mossia di ancora cara. La chiara cara vedrà taga. No, 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 da mire. Una che no. In questo momento sul palco, con piacere, il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau, che ringrazio per essere qui questa sera. Buonasera Giuseppe, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera soprattutto alla mia comunità di Desulo. Voglio fare i complimenti intanto alla Proloco di Desulo e all'amministrazione comunale che hanno organizzato questa bellissima serata a 1370 metri. Quella di oggi a Ferragosto è il senso che immagina uno come me, che è nato in queste montagne, che in questo posto di Sarena ha fatto i primi passi con lo sci, con le camminate, con le escursioni appunto alla Marmora, con le corse, con la mountain bike. Qui ci sono i miei compagni di tante avventure. Ecco, dobbiamo invertire la tendenza che vede l'estate, che vede la Sardegna solo rivolta verso il mare. Questa serata di Ferragosto deve dimostrare che dobbiamo rivolgerci invece verso l'interno della Sardegna, unire mare e montagna, perché la Sardegna è bella tutta e qui abbiamo un altro paradiso che è questo della montagna. Vero, quindi verissimo. Lavoriamo tutti in questo modo. E anche i telespettatori di Telesardegna potranno apprezzare, così in tutto il resto dell'isola, arrivare quello che è l'energia e la magia sotto le stelle ad alta quota qui proprio a Desulo. Grazie a Desulo, grazie anche ad altre persone. Intanto voglio dire, questo lo dico anche per il mio ruolo Tele Sardegna, grazie a voi, grazie a tutti, buona grazie serata. Grazie a te Giuseppe, grazie a Giuseppe Frau, grazie mille, grazie di cuore. Proseguiamo con Carlo Petromilli. La tradizione si rinnova, le geometrie, i tagli, le lavorazioni artigianali e i colori dei nostri avi vengono reinventati con materiali insoliti che rendono i capi molto più leggeri e moderni. L'organza di seta prende il posto dei pesanti lini e cotoni per rendere le camicie impalpabili. Le pesanti gonne dei costumi diventano lievi pantaloni. Il cashmere e la lana cotta prendono il posto della pesante orbace. Alcuni capi dell'abbigliamento maschile vengono rivisti in chiave iperfemminile. Una collezione di piccoli pezzi assemblati in varie combinazioni per creare con la propria fantasia sempre nuove formule che si adattano alla personalità e all'umore del momento delle donne. Dal casual alla gran sera, sempre utilizzando gli stessi capi di base per inventare ogni giorno un nuovo stile. Signori, a voi Carlo Petromilli. Maschere di uomini dal volto senza sesso irrompono verso di me in vicoli di pietra.
Io volteggio nell'antro della storia, seducendo con le mie gambe gli avvoltoi della vita che vorranno possedermi. Non potrò riposare, amore e coro, pensando a te solo, donzi momento, noi stessi in tristura, prenda e oro, né in dispiacere, o pensamento, t'assicuro che a te solo bramo, cattamo forte t'amo e t'amo e t'amo, si m'essere possibile d'anche lui si spirito invisibile piccabo s'asforma se furabo da e che lui su sole e sosiste dose formabo pro poter dispensare cada bene un mondo bellissimo pro tene pro poter dispensare cada bene no poto viver no che na lontano da etene, amado coro, a nuda varesa, bella natura, su nueste a curtuzu, me u tesoro, e prandi dare consolo, vorrei che mi raggiungesse sul palco da ovunque si trovi Manuel Floris, astrofisico straordinario che incanta grandi e piccini proprio all'interno del planetario dell'Unione Sarda. È veramente come fare un viaggio attraverso la parte astronomica del nostro creato. In realtà so che conosciamo, non do percentuali in numeri, ma conosciamo veramente una minimissima parte di ciò che sta là sopra. Ma conosciamo, rispetto a quello che conoscevano i sardi del passato, molto di più. Molto di più. Però è ovvio che tante cose ancora sono da scoprire. La cosa interessante è che quando noi volgiamo lo sguardo al cielo, vediamo il passato dell'uomo e il passato dell'universo. Il passato dell'uomo, perché ci sono le storie di amori, di tradimenti, di guerre, raccontate con miti, fatti di dei, principi, miti che vedono però protagonista attraverso queste figure l'uomo.
il passato dell'universo, perché quando volgiamo lo sguardo al cielo, le stelle che vediamo ci raccontano di un passato, perché la loro luce viaggia nello spazio per distanze incredibili e impiega mesi, anni, migliaia di anni, milioni di anni per arrivare a noi. Oggi pensiamo, sulla base delle osservazioni astronomiche che abbiamo fatto e le scoperte fatte negli ultimi 100 anni, che il nostro universo ha una sua storia, ha una sua data di nascita. È nato circa 13 miliardi di anni fa, in un momento che chiamiamo Big Bang, e in quell'istante l'universo è iniziato a espandersi e quell'espansione non è mai terminata, continua tutt'oggi. Piano piano tutte le galassie che vediamo si stanno allontanando e in un futuro lontanissimo una specie intelligente che vivesse nella Via Lattea vedrebbe solo la Via Lattea. E allora godetevi poi dopo il tramonto della Luna le stelle, e magari chissà, qualche stella cadente questa notte la vedremo ancora, anche perché lo sciame delle Perseidi, le stelle cadenti delle notti di San Lorenzo, e non solo, è ancora visibile. Stelle cadenti che sono frammenti di ghiaccio lasciati da una cometa che passa vicino al Sole e mentre si scioglie lascia questi frammenti nello spazio che la Terra in queste notti interseca. Ce ne sono tanti altri di frammenti di ghiaccio che la Terra interseca ogni notte, anche frammenti più grandi, frammenti di roccia, che le lasciano nel cielo queste incredibili scie dovute al loro dissolvimento nell'atmosfera. L'uomo da epoche antichissime esprime desideri guardando queste stelle, ma non sono stelle, frammenti di ghiaccio, però ognuno è libero di credere, di pensare che con quelle stelle cadenti si possano avverare dei desideri. E allora guardando il nostro cielo, visto che oggi abbiamo parlato di un'altra forma di turismo, la Sardegna ha un altro patrimonio e sta sopra le nostre teste. Cerchiamo di preservarlo perché il cielo più buio d'Italia rischiamo di perderlo, cercando di illuminare le nostre strade e le nostre città, nascondendo le stelle e avendo perso quello che è il rapporto che l'uomo ha avuto con l'universo da sempre. Grazie a tutti. E adesso questo palco prenderà vita con uno degli artisti più amati della Sardegna. Beh, 53 anni di scena musicale sono tanta roba, era il 1971. Il settembre del 78 in realtà combacia con il suo primo lavoro discografico. Nella sua carriera ha potuto condividere il palco e avere a che fare con veramente tantissimi artisti di livello nazionale ed internazionale: Renzo Arbore, I Pooh, Gli America, Andrea Bocelli, Dionne Warwick, Randy Crawford, Salvatore Niffoi. Potrei fare un elenco lunghissimo, ma mi fermo qui. Nel 2000 è stato chiamato in Vaticano per cantare insieme a Dionne Warwick nella Sala Nervi per Natale in Vaticano davanti a Giovanni Paolo II, una performance applaudita in tutto il mondo. E credo che nella sua lunga carriera, senza credo, abbia ricevuto talmente tanti premi e riconoscimenti che sicuramente lo hanno portato a continuare questo mestiere nel tempo. Uno dei suoi pezzi, ma tra i tanti, veramente potrei anche qui fare una lista lunghissima, più significativi, è legato ed è stato suonato anche per dare l'ultimo saluto a Rombo di Tuono. Quando Gigi Riva tornerà? Quando Gigi Riva tornerà? Tra le tante cose che ascolteremo ci presenterà anche l'ultimo capo indiano, che non è altro che una sorta di metafora, l'ultimo baluardo rivoluzionario, un antidoto se vogliamo a un mondo che cammina di traverso e anche a quella che è una società ormai molto guerrafondaia. Tutto questo ci permetterà questa sera ancora una volta però di cantare la nostra identità in maniera consapevole e partecipata, accompagnato dalla sua band, Federico Canu alla batteria, Stefano Maltagliati al basso e Gianluca Gadau alla chitarra. A magia sotto le stelle ad alta quota, signore e signori, è il momento di Piero Marras. Quando Gigi Riva tornerà, crescerà la solidarietà, ci sarà un po' più di umanità e sapremo piangere davvero quando il sogno ci confermerà.
che non passerà più lo straniero, quando Gigi Riva tornerà. Sogno che si ammalia quando Gigi Riva tornerà. Bella, bella, devo dire questa cosa che io ho vissuto fin dall'inizio, questa idea di questa bellissima serata che coniuga l'arte del cibo con l'arte della composizione. Io la chiamo così perché quelli che voi chiamate sarti d'onore, come li chiamano, riescono a disegnare, a fare delle cose che quando noi pensiamo ai grandi, Valentino, tutti questi, noi osanniamo, ma non crediate che questi siano da meno. Certo non hanno il loro nome, ma hanno la capacità di scrivere un abito e di farlo vivere come si fa vivere una canzone. Ecco perché sono molto vicini a me, perché riescono a fare quello che io faccio con i versi. Loro sono dei poeti, è per questo che sono contento di aver mangiato come ho mangiato, grazie a Ivan e ad Alberto, a tutti quelli che hanno collaborato. Chi meglio di noi può salutarvi con un brano un po' elettrico e un po' movimentato, sperando che voi torniate a casa dopo questa bellissima iniziativa che spero si ripeta, che dà un segnale non solo al popolo circostante, ma direi a tutta l'isola, di puntare sull'eccellenza, sulla qualità, sull'identità, ricordandosi che l'identità è qualcosa che si è e non che si ha. E per essere bisogna anche conquistarla. Buonanotte a tutti, grazie. A Norbidere sempre sardos e sanos. Non è che abbia un ghetto in più, non è che ci caccerai. Tu, mia Africa alla deriva, non è che non ci vuoi più, non
non è che ci caccerai, ma poi chi meglio di noi.